E vogliamo dedicare questa seconda parte del nostro appuntamento della sera con Angoli ai grandi risultati sportivi. Grandi campioni sono qui con me questa sera, ve li presento subito. Abbiamo il presidente canottiere Ilario Leonardo Bernasconi. Buonasera, grazie. Dolores, grazie dell'invito. E abbiamo davvero due grandi campioni perché loro sono campioni del mondo Under 19, Nathan Sartor e Filippo Bancora. Ben arrivati ragazzi e tantissimi complimenti, siete grandi. Grazie. Tra poco parlerò con voi, ma prima voglio naturalmente partire con il presidente, le grandi soddisfazioni dell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, perché i numeri sono tanti e sono importanti, è vero? Sono numeri eccezionali. L'anno appena trascorso ci hanno regalato questi splendidi ragazzi, certo, 8 titoli mondiali, che è una cosa incredibile, 2 argenti europei, 5 bronzi europei e 15 titoli italiani. E devo dire, abbiamo avuto anche dei bellissimi riconoscimenti. Ciarito ha avuto il Comune, ha dato una targa agli atleti, ha dato una targa alla società, la Camera di Commercio Como e l'Eco ci ha dato un premio. Difficile trovare delle società che abbiano vinto così tanto. Vero, brava. Io non riuscirò mai a capire come sta, ma non solo di canottaggio. Io dicevo, quale società di qualsiasi tipo di sport potrebbe aver vinto 8 titoli mondiali, 15 titoli italiani? Non lo so, però noi l'abbiamo vinto e quindi è una grandissima soddisfazione. La soddisfazione più bella è ancora perché noi avevamo 10 atleti convocati per i mondiali, 3 under 23 e 7 under 19. I 7 under 19 rappresentavano per tutta l'Italia la società con più atleti rappresentativi. Siamo stati applauditi con 3 ragazze dell'under 23, Serena Mossi e Elisa Grisoni, hanno vinto il titolo mondiale under 23, Emanuele Castino nel 4 di coppia under 23. Loro vanno a Parigi perché gli Under 19, l'anno prima delle Olimpiadi, loro provano sempre il percorso delle Olimpiadi. Certo, quindi loro hanno corso lì, loro 2 hanno vinto il mondiale sul 4 con, Sara Caterisano sul 4 senza, e avevamo anche Cassina e Minazzato sull'8 finale A, che non è da poco, e Petra Testori e come si chiama, la Carcangio Matilda, anche loro finale. Quindi tutti meglio i nostri di così, atleti può andati, essere davvero soddisfattissimo. Soddisfattissimo. Io vorrei sentire anche loro, però, perché poi sono certo i protagonisti. Noi, insomma, siamo contenti di celebrare tutto questo, ma poi ci stavano loro. E quindi sentiamoli. Allora, partiamo da Nathan. Raccontami un po' le sensazioni, le emozioni che hai provato portando a casa questi risultati così importanti. Felicità, innanzitutto. Poi un grande orgoglio e essere arrivati a questo punto, al primo anno, mi sono sentito quasi di saltare un po' le tappe, perché per noi quest'anno ci eravamo detti vediamo quello che riusciamo a fare. Siamo partiti, non eravamo sicuri neanche di arrivare in fondo alla prima regionale. Quindi davvero grande soddisfazione. E alla fine abbiamo vinto la prima regionale, siamo andati al meeting di Piediluco. Lì abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo chiuso come secondi in 2 senza, primi in 4 senza. Poi al Memorial, lì, prima gara internazionale, eravamo un po' così, demoralizzati. Così. Certo. Ma siamo riusciti a chiudere come terzi Under 19, poi per qualche disguido siamo finiti a gareggiare contro gli Olimpici il giorno dopo. Quindi insomma vi è un'emozione qua l'altra, credo che non abbiate avuto tanto tempo per pensarci sopra, bisognava gareggiare. Filippo, voglio sentire anche te, le tue emozioni, come sei arrivato lì, come hai vissuto tutto quello che ti capitava, perché abbiamo capito bene Nathan, insomma da un'emozione all'altra. Diciamo che è stata molto lunga la strada quest'anno, siamo partiti, come ha detto Nathan, da zero, comunque eravamo dei piccoli ragazzi e grazie ai nostri allenatori siamo cresciuti. La cosa che mi è piaciuta molto del percorso è stata l'impatto della nazionale sul nostro carattere. Infatti siamo arrivati in nazionale con un percorso italiano e su un campo internazionale è totalmente un'altra storia. Infatti se tu sei forte in Italia poi ti vai a paragonare con altri ragazzi che sono forti nel mondo e quindi la vera sfida si accende in quel momento. Questa è una bella esperienza di crescita anche personale, lì, vero? Sì, lì capisci che devi sempre dare il massimo perché ci sarà un'altra persona nella tua vita, nel tuo percorso
che proverà a batterti. Infatti in campionato nazionale abbiamo visto che l'impegno messo in allenamento, che secondo me nello sport la parte più difficile è appunto l'allenamento, dove ti spinge ai tuoi limiti, così poi in gara riuscire a performare. Infatti una della fine, a me l'esperienza mi è piaciuta, ma il percorso secondo me ha fatto la differenza. Forse anche più importante per la tua crescita umana. Però voglio anche capire questo, perché voi avete scelto anche una disciplina, quella del canottaggio, che forse quando poi si parla di sport è meno anche modaiola, possiamo dirlo, meno diffusa del calcio piuttosto che il basket. Sono discipline delle quali si parla molto di più. Perché voi avete scelto invece di mettere tutta la vostra energia in questo tipo di percorso, Nathan? Allora, io avevo mio nonno che sin da piccolo voleva che io facessi vela, però vela non mi piaceva. Quindi non l'hai voluto in qualche maniera. E quindi ho sempre rimandato, ho provato di tutto, calcio, golf. Ah, l'hai provata l'altra disciplina, il calcio? No, vela l'ho lasciata stare totalmente. Okay. Ho provato un po' di tutto, poi un giorno ero in canottieri, sono entrato e per fare i corsi e mi hanno detto i corsi in questo periodo sono finiti. Mi sono trovato davanti Davide Noseda e mi ha detto: vieni, inizia con me. Ero piccolo, avrò avuto 12 anni, credo, non mi ricordo. E ho iniziato con lui, primo allenamento, secondo, terzo e adesso sono qua. Adesso sei qua, ma sei ancora piccolo, quindi immaginati quanta strada ancora e quanti successi porterai a casa. Filippo, anche a te la stessa domanda, com'è che ti sei affascinato? Una discolpa, devo dire che giocavo a calcio, facevo il portiere. Quindi il calcio l'avete provato, tutti e due, entrambi. E l'avete abbandonato, avete fatto bene perché con questi risultati c'è una buona motivazione, quindi? E ho fatto 7 anni di calcio da portiere, poi un giorno per caso... Io prima eravamo a Cernobbio, adesso eravamo con la calottiera Ilario. Gaia Tagliabue mi ha chiamato per fare una barca improvvisata a Cernobbio e da allora ho visto in questo sport qualcosa di unico, di particolare, che mi ha attirato e ho smesso totalmente il calcio e sono venuto in questo mondo che devo dire è stata la scelta corretta. Infatti mi sta piacendo un sacco l'esperienza, le persone. E poi da Cernobbio a calottiera Ilario ho fatto questo passaggio e ho trovato un sacco di persone nuove con cui crescere, con cui formare ricordi in modo nel futuro di avere un passato degno di essere ricordato. Ci hai visto bene, Presidente, che orgoglio, abbiamo 30 secondi. Grande orgoglio, dico ecco. Solo che ho detto la vittoria di Parigi, ma ho dimenticato la più importante perché certo. È l'assoluto a Belgrado, sempre con Serena Mossi e Elisa Grisoni, quindi fa parte degli 8 titoli mondiali. Sarà un 2024 ricco di impegno e di risultato. Speriamo che si ripetano, sarà sicuramente ricco. Staremo a vedere, ma in ogni caso loro sono straordinari come sportivi, ma come ragazzi. Ma come ragazzi, e questo mi piace molto. Bene. Cosa bellissima. Grazie a Leonardo Bernasconi, a Nathan Sartor, a Filippo Banco. Rai, ragazzi, non mollate mai perché siete davvero partiti con il piede giusto. Bravi, bravi, complimenti. Grazie. Grazie. E continuiamo a parlare invece in qualche maniera di sport per la prima pop-up sport zone che è stata aperta a Como. Ed è in collegamento con noi la presidente di ASC Como, Valentina Signorello, per capire meglio che cosa sia questa Pop Art Sport Zone. Valentina, ben arrivata ad Angoli. Grazie mille, grazie dell'invito. Cos'è la Pop Art Sport Zone? La Pop Art Sport Zone è un angolo di attrezzature sportive in un centro urbano. Questo perché? Perché l'idea è quella di incentivare la pratica sportiva anche nelle grandi città e anche all'aperto. Abbiamo fatto inaugurazione qualche settimana fa, precisamente il 14 dicembre, al parco di Via Segantini, dove appunto si possono trovare 6 attrezzi diversi con 6 specialità diverse. La cosa che ci piace far sapere è che questi attrezzi sono accessibili a tutti, gratuitamente 24 ore su 24, accessibili ai ragazzi, agli anziani, alle persone normodotate e anche alle persone con disabilità. Quindi è uno spazio rivolto davvero a tutti per fare sport, come lei ricorda bene, ma anche per condividere del tempo, perché naturalmente stando all'aria aperta il tempo è più gradevole. Che dice? Sì, beh, certamente, fa un po' freschino, perché comunque gennaio è ancora un po' freddo, però sicuramente sono certa che i cittadini di Como da questa primavera appunto
sfrutteranno al meglio queste attrezzature, perché ASC, chiaramente grazie al contributo del Dipartimento dello Sport, ha voluto fare un regalo alla bellissima Como. E Como, tra l'altro, è una città capofila probabilmente in Italia in questo progetto, è così? Esatto, allora sono state scelte solo 10 città in Italia. Abbiamo avuto la fortuna di essere tra le prescelte. Quindi ASC sta facendo proprio un tour in tutta la nostra nazione per presentare questi attrezzi. Naturalmente. Perché sì, stiamo vedendo delle attrezzature comunque che hanno poi anche proprio una scheda esplicativa, l'abbiamo visto nel dettaglio delle immagini, per come devono essere utilizzate, quindi c'è anche, come dire, un modo totalmente in sicurezza di poter fare sport proprio utilizzando queste attrezzature. Che dice, è così? Esatto, sono anche tecnologiche queste attrezzature. Perché? Perché su ogni attrezzo c'è un QR code che con il cellulare si può inquadrare. Basta mettere i propri parametri, peso, altezza, età, e l'attrezzo stesso consiglia il tipo di utilizzo. Quindi diventa anche molto smart, oltre che comodo avere vicino a casa. Quindi direi che è davvero una bellissima occasione per iniziare ad avvicinarsi allo sport, per stare all'aria aperta. Di questo naturalmente ringraziamo la presidente SC Como, Valentina Signorello, per essere stata nostra ospite e avercelo annunciato. Grazie e a presto. Io ringrazio voi per l'ospitalità, grazie mille, una buona giornata a tutti. Grazie, grazie, grazie anche a voi che mi avete seguita. Naturalmente vi ricordo la mail angoli@espansionetv.it, che è sempre a vostra disposizione anche in queste giornate di festa, quindi scrivete e naturalmente tra poco seguite la nostra informazione. Con me ci rivediamo domani.